Salve, adesso vediamo come realizzare praticamente una texture con un canale alfa, quindi una trasparenza. Per ottenere questo è abbastanza semplice. Anzitutto settiamo il nostro cycle render e andiamo a praticamente cancellare il cubo di default. Ci serviremo di piani per questo esempio. Ho introdotto un piano, lo metto in verticale per comodità. Qui praticamente andremo ad applicare la nostra texture. Creiamo un altro piano che utilizzeremo alle spalle, ma ci servirà solo per apprezzare il risultato. Bene, adesso al primo piano introdotto andiamo a praticamente ad aggiungere un materiale e a questo materiale aggiungere un'immagine. La nostra immagine sarà quella di un prente di un cavallo. Non si vede ancora l'immagine perché chiaramente dobbiamo andare a creare il piano di unwrap. Quindi entriamo in Edit Mode, premiamo U Unwrap e abbiamo creato la nostra mappa di Unwrap. Bene, adesso cambiamo la configurazione del nostro Blender, andiamo a configurarlo in UV Editing. Richiamiamo chiaramente la nostra texture e l'andiamo praticamente a Andiamo a modificare un attimino per renderla più gradevole alla vista. Bene, ok. Chiaramente adesso non vediamo ancora il risultato, ma vediamo chiaramente sull'UV Editing vediamo effettivamente che esiste il canale alfa, d'accordo? Sul invece rendered ancora non lo apprezziamo. Per generare il canale alfa da questa texture, praticamente dobbiamo compiere una manovra che tutto sommato è semplice e soprattutto è schematica. Quindi, una volta appresa, fatta questa, abbiamo il primo margine per far funzionare come si deve il nostro canale alfa. Settiamo Node Editor, abbiamo chiaramente qui già la nostra texture. Non dovremmo fare altro che andare ad aggiungere alla nostra texture praticamente su Vector andiamo ad aggiungere il texture coordinate UV. Bene, come potete vedere è stato aggiunto il nostro texture coordinate in canale UV. Introduciamo poi un mix shader che ci permette di avere più canali. Introduciamo uno shader transparent e lo andiamo a collegare praticamente all'altro shader. Come potete vedere, già qualcosa è cambiata. Manca solamente un collegamento, il collegamento alfa a fact. Come potete vedere adesso il nostro cavallo ha il canale alfa che volevamo. Chiaramente, cosa importante è il fatto che la nostra l'ombra del cavallo reagisce con il canale alfa. Questo è molto importante
molto importante perché chiaramente si vanno a creare tutti i presupposti per la migliore configurazione visiva. Questo è tutto, grazie.